come ho individuato le caratteristiche della matrice di Humain che sono alla base anche della certificazione matrice di Humain? Diffusione, unificazione, molteplici unità, altrove e scorrevolezza. Tutto nasce da una mia passione unita all'esperienza lavorativa e all'attività di ricerca. La mia prima idea è stata quella di carpire il segreto del successo di un romanzo scritto nel 1844 da Alexandre Dumas padre, I Tre Moschettieri, che è divenuto col tempo un fenomeno mondiale con innumerevoli adattamenti e interpretazioni in ogni campo della comunicazione. Secondo la mia ipotesi, la metodologia progettuale di Dumas è simile a quella di un designer e la sua opera è concepita come un prodotto di design, fra l'altro anche con finalità edutainment, che lo rendono facilmente trasponibile in altre forme di comunicazione e sempre adattabile alle nuove esigenze di mercato e della società. La matrice di Humain è un anello di trasmissione tra il romanzo originale e i suoi successivi adattamenti in altri mass media. È riconoscibile potenzialmente non solo negli altri due volumi della trilogia dei Moschettieri, ma anche in altre opere di altri autori. È uno stampo concettuale, capace di rigenerarsi nel tempo anche in ambiti diversi, fra cui la rete,